I primi sussulti si sono avuti in Cansiglio per la tappa del Giro d'Italia da Oderzo a Palafavera, terminata con la vittoria per un'incollatura di Filippo Zana. E poi giù, Tambre e poi Pieve del Pago. Passaggio a Rione Santa Caterina, a Ponte nelle Alpi. Lungarone, in attesa del tappone, verso le tre cime di domani. Il saluto di Pieve di Cadore prima dell'emozione degli ultimi chilometri in Valle del Boite e poi sul passo Cibiana. E infine quel testa a testa da rivedere più e più volte.